Il gong sul mercato è arrivato alle 20 di venerdì, fatta eccezione per Casertana, Lecco, Brescia, dopo le decisioni del Consiglio di Stato che ha offerto una proroga. Tre colpi di spessore, o meglio, last minute, spicca certamente il Potenza. La società ha chiuso il mercato con l'ingaggio di Pasquale Schiattarella, 36 anni, e oltre 450 partite tra Serie A e B, svincolatosi dal Benevento, che torna in terza serie dopo 16 anni. Società che nei giorni scorsi ha ufficializzato anche Asensio, un lusso per la categoria. Esordio amaro per il Catania sconfitto alla prima contro il Crotone per 1-0. La società però ha chiuso il mercato con l'innesto di Tommaso Silvestri, che torna in rossoblù a titolo definitivo dal Modena, con cui ha conquistato la promozione in Serie B qualche anno fa. Dal 2018 al 2021 con il Calcio Catania Silvestri ha collezionato 105 presenze realizzando 5 reti. La Virtus Francavilla piazza il colpo con l'ingaggio di Giuseppe Giovinco, fratello di Sebastian. Nel corso della sua carriera ha disputato oltre 400 partite realizzando 80 gol e 31 assist. Ha indossato le maglie di Carrarese, Viareggio, Pisa, Savona, Tutto Cuoio, Catanzaro, Matera, Imolese, Ravenna, Renate e Taranto in C. Il Benevento, dopo aver annunciato il colpo ferrante, chiude con l'ingaggio di Pierluigi Simonetti dall'Ancona, elemento che nella passata stagione ha collezionato 36 presenze e 6 gol.